Dico che la situazione appunto è quella, è una situazione molto difficile, anche perché le proposte sono sempre bellissime sulla carta, ma poi la realizzazione diventa o un buco nero o un dedalo burocratico che non permette di metterle in atto, e quindi si aggiunge a quella lista infinita di promesse che fa solo incazzare gli italiani. Generali. E poi anche sempre su Luxottica torna la ribalta proprio oggi sul Gazzettino, con un attacco hacker subito da Luxottica, con quelle che si sono poi realizzate le perquisizioni a tappeto in Emilia Romagna e in Veneto. La libertà nel 2021 dovrebbe essere una parola chiave, tanto più che non è che stesse facendo atti osceni in luogo pubblico, ma era semplicemente vestito di fucsia, e questa è la cosa che lascia proprio un po' di sconcerto. Uno non andava mica in giro con le mutande in testa o cose strane o inneggiando, certo, chissà cosa. Voglio ricordare che sta per arrivare il partito fucsia, e quindi quello di Brugnaro, quello di Coraggio Italia, quello che si è portato a casa già una trentina di parlamentari, e questi vestiranno comunque il fucsia. E quindi sì, ma poi il fucsia è come il verde, voglio dire, c'era un po' di tempo fa la cravatta verde leghista, adesso perché tutta questa discriminazione nei confronti del fucsia? È un colore come gli altri, poi siamo in estate, ancora di più, viva i colori! Con AstraZeneca adesso si troveranno a dover cambiare appunto questo mix e a dover essere sottoposti a una vaccinazione o con Pfizer o con Moderna. Alcuni degli intervistati da alcuni dei quotidiani nazionali hanno proprio portato alla luce quanto ci sia un senso e una paura comune dell'essere diventati delle vere e proprie cavie, direttore. E intanto però si accorcia le distanze da quel passaporto verde che ci permetterà invece di ritornare a viaggiare anche al di fuori dei nostri confini. Ministro al caos, Speranza ci manda il vaccino di traverso, l'ultima versione dell'esecutivo, ossia il mix di farmaci, dati incoraggianti, di certezze però non ce ne sono, e De Luca ora si ribella, fermate tutto. La prima pagina di Repubblica ci parla del G7, il G7 contro gli autocrati. Draghi condivide la sfida lanciata dai leader dell'Occidente e sulla Libia: i mercenari vadano via. Il presidente Biden: abbiamo dimostrato che esiste un'alternativa democratica alla Cina. Ci ha veramente destabilizzato, spaventato e fatto soffrire, scende, i numeri sono diversi, anche se il Covid ha lasciato non solo degli strascichi in chi è sopravvissuto, ma anche nelle famiglie di tutti coloro che hanno perso un familiare appunto a causa di questa emergenza pandemica. Difatti che purtroppo non hanno avuto lo stesso risultato, e quindi calciatori giovanissimi che muoiono appunto sul campo. Ecco come tagliare le tasse: nessuna imposta per chi guadagna meno di 1000 euro al mese e tetto fiscale in Costituzione, poi la flat tax. Filo europeista questo, il draganesimo proprio. Esatto, il draganesimo. Sì, anche oltre a porsi questa domanda, è plausibilissimo quando i vaccinandi, i futuri vaccinati, si trovano a dover fare una seconda dose con un punto di domanda, o anzi una seconda dose da cocktail mix, e ci si dice: ma non è che siamo delle cavie? Quella dignità che gli inglesi stavano per perdere entrando in Europa, c'è poco da dire.
Sì, poi anche un Boris Johnson sempre più attento anche alle dinamiche dell'Europa, anche perché adesso durante il G7 in Cornovaglia aveva anche proposto una task force contro la Cina, che poi invece non ha ricevuto, o almeno è stata accolta con le pinze molto tiepidamente, proprio perché la Cina è considerata comunque un partner strategico anche per quelle che sono i futuri interventi sul clima. Però è anche vero che nonostante Johnson stia prendendo molto l'aria del filantropo, del filosofo, del burocrate, insomma varie sfumature, e è sempre più impegnato anche nel contesto Europa nonostante la Brexit, è anche vero che c'è un'altra questione, che invece è quella che riguarda l'Irlanda, che non gli sta dando pochi problemi. Questa mancanza di contatti, queste relazioni sempre mediate da un mezzo, da uno schermo, ha portato all'esasperazione e anche ha portato allo svilupparsi di fobie, manie, di tutti i comportamenti appunto psicotici, che adesso nel ritorno a questa pseudo normalità comunque ci porta a doverci riabituare alla vita che conducevamo prima, però con tutti gli arretrati appunto di questo anno passato in reclusione. Se non hai la tessera sanitaria non puoi venire vaccinata, e allora? Peccato poi che oltre a questo dramma della mancanza della tessera sanitaria che non permette la vaccinazione si aggiunga anche un altro dramma, quello che queste operatrici non possono neanche uscire di casa perché i loro datori di lavoro, per esempio i genitori dell'anziano, le impediscono di uscire e le tengono proprio segregate per evitare che queste magari si contagino, nonostante magari l'anziano in questione sia già vaccinato. E quindi un dramma del dramma. Come sì. È successo questo? Questo è stato raccontato in alcuni quotidiani, tra cui anche Repubblica, e anche proprio in questi giorni, che raccontava il silenzio di queste appunto persone che si trovavano a essere proprio in ostaggio dei loro datori di lavoro perché non vaccinate. E poi ieri si riportavano le parole in un'intervista della Moratti, dove diceva appunto che era necessario che la RAI si spostasse a Milano, perché se a Roma c'erano i millenni, no, di storia, a Milano c'era quella giusta chiave di futuro che poteva dare un futuro alla stessa RAI. Ma adesso vediamo come sia difficile fare quadrare i conti nella Milano non solo da bere, no? A parlare di Zennaro, nuovo rinvio, il giudice prende tempo, manifestazione a Venezia, la moglie lo chiama al telefono, Marco in lacrime. Ieri doveva essere una giornata dalle buone notizie per i familiari di Marco Zennaro, i 700.000 euro chiesti per chiudere la causa civile infatti sono stati trovati. L'udienza fissata ieri dal procuratore generale avrebbe dovuto in teoria dare la possibilità quantomeno di trasferire Marco ai domiciliari in albergo, e invece no. Appello dei diportisti. 8.000 barche sotto i 10 metri in attesa di una soluzione al divieto di navigazione. Notte brava a Jesolo, resse senza mascherina, quindi una ripartenza che comunque fa ancora polemica. 10.000 persone ieri in città per celebrare la grande festa. Perché altro che assembramenti, se non fanno degli ingressi un po' contingentati, no? Ma è quello che penso che stanno studiando. Green Pass, tutto pronto, in lista 450.000 veronesi. Servirà da luglio per viaggi, feste, matrimoni e per le visite nelle RSA. Giù la curva dei contagi e nessun decesso negli ultimi 4 giorni.
E poi la politica invece Made in Italy con Movimento 5 Stelle, PD in cerca di nuove alleanze, e questo Green Pass che sta diventando un waiting for Godot, questa nostra attesa di poter muoverci veramente, e intanto nel frattempo aumentano le zone bianche.